Ambiente, salute e agroecologia. E questo è il titolo del convegno che si è tenuto presso il Grand Hotel Certosa a Padula. L'agroecologia, la nuova frontiera dell'agricoltura. Ne abbiamo parlato con i relatori del convegno e con gli esperti. Sentiamo le interviste. Noi riteniamo che il futuro dell'agricoltura sia questo. Quindi cerchiamo di sensibilizzare da subito anche il nostro territorio per avere una cultura non più intensiva né massificata ma di qualità. È un tema che ha molta attinenza con l'alimentazione, lei sa che da anni portiamo avanti un discorso di qualità dell'alimentazione e quindi l'agroalimentare e l'agroambiente sono un momento fondamentale per avere un prodotto sano. Quindi assolutamente coerente con un termine che noi spesso utilizziamo e che cioè mangiare sano per stare sani. E il motivo per cui io sono qui è anche quello di presentare un progetto di ricerca che individua alcuni parametri o indicatori, se vogliamo dire, di salute, in questo caso sul liquido seminale, e valutare in effetti come l'ambiente incide sulla salute riproduttiva, quindi sulla qualità del liquido seminale, e come, ecco, l'alimentazione ha un ruolo nel modulare l'effetto dell'inquinamento ambientale sulla salute. Questo è un modo scientifico per valutare quanto l'ambiente incide, ossia il vivere in certi luoghi incide sulla salute, perché in effetti ci si accumulano maggiori, quindi, inquinanti. E come l'alimentazione ovviamente biologica, quindi con prodotti ottenuti da sistemi di agricoltura agroecologici, possa certamente ridurre il bioaccumulo di questi contaminanti. Questo è un intervento per il quale noi, fra l'altro, abbiamo avuto un finanziamento dal Ministero della Salute per verificare appunto come l'alimentazione, una sana alimentazione con prodotti veramente biologici, quindi parlo del vero biologico, possa in qualche modo contrastare gli effetti negativi del vivere in cattivi ambienti. Se fosse un film io andrei dentro la Certosa, perché lì c'è l'ambiente, c'è la cultura, c'è la storia, c'è la poesia, c'è la narrativa, c'è anche il futuro per alcuni versi, perché pensare alla Certosa in una località come questa fa capire quanto è grande l'Italia e spesso quanto è sconosciuta soprattutto da noi, perché capire che la terra ha una sua sacralità collegata allo spazio, all'eternità. L'olio, il vino e il pane sono tre segni che rappresentano tutta la simbologia. Christos l'unto, così è il termine, mi sembra. Il vino e il pane sono due cose che in natura, pur essendo le più naturali, non esistono. C'è bisogno della scintilla divina dell'uomo per farle diventare. Nascono grano e nascono uva. Pensa, diventano pane e diventano vino. La comunione è là dentro, il segno del passaggio, quello che dovremmo capire. L'uomo, la sua funzione in questa vita, che è quella della riflessione e di uno sviluppo intellettuale che in alcune parti dell'Italia è visibile storicamente da sempre, ma che negli ultimi tempi abbiamo trascurato con forza. L'agricoltura biologica è un'agricoltura che non usa per definizione né prodotti chimici sintetici, quelli che fanno male alla salute, e né organismi geneticamente modificati. Salvo che oggi questa normativa del biologico, diciamo così, è stata un po' contaminata dalla Commissione europea. Per esempio, si dichiara un prodotto biologico quando lo è al 95%. Faccio un esempio: la passata biologica è fatta con pomodoro biologico, magari basilico non biologico, ma se nel basilico usiamo dei pesticidi velenosissimi, si inguaia pure la passata. E quindi, per esempio, ci sta la tolleranza di OGM nei cibi biologici, tolleranza senza etichetta, nascosta ai consumatori fino a 9 grammi per chilo per ogni ingrediente, quindi la soia, il mais, queste varietà che sono fatte OGM, è pericolosissimo ed è contraddittorio rispetto alla normativa europea stessa, che nell'ultimo articolo dice puoi nascondere gli OGM, ma nel primo articolo dice non si può certificare un prodotto biologico se contiene OGM. E allora che facciamo? Li nascondiamo? Una normativa illegittima sulla quale nessuno avrà fatto ricorso alla Corte di Giustizia e siamo qui per cominciare a lavorare. E il Parco del Cilento, che qui avete un bellissimo parco, non si può chiamare parco se qualcuno usa i pesticidi, perché il parco è un'osi protetta, l'abbiamo fatto già
vent'anni fa, dimostrando che ci sono i parchi che diventano dimostrativi, propositivi per tutte le altre aree delle regioni e conservano la biodiversità che è la nostra risorsa numero uno al mondo. Prodotti biologici italiani li possiamo mettere all'asta e diventare il paese più ricco del mondo. Secondo me il futuro è proprio l'agricoltura e l'agricoltura biologica. Se diamo un piccolo sguardo al passato, tutti i professionisti che abbiamo sul nostro territorio, i genitori provengono dal mondo agricolo. Allora se l'hanno fatto qualche anno fa, qualche decennio fa, lo possiamo fare pure noi. Naturalmente lavorare in agricoltura significa grande impegno, spirito di sacrificio. Il nostro territorio si presta bene perché da un punto di vista ambientale abbiamo sempre detto di no alle trivellazioni, lo continuiamo a dire, alle multinazionali del petrolio, a Terna, a Montesano. Per quanto riguarda i rifiuti, è un territorio virtuoso, tutti i comuni del Vallo di Diano, non da oggi ma oramai da più di un decennio, praticano e realizzano la raccolta differenziata con percentuali altissime, quindi secondo me il mondo agricolo è un pilastro fondamentale per il futuro. Io ho scelto quando sono stata eletta di andare, di far parte della Commissione Agricoltura, perché pensavo, la mia è stata una scelta oculata, pensavo che l'Italia e soprattutto il nostro meridione, la nostra area, l'area della quale mi sento rappresentante, questa nostra area qui, potesse puntare molto sull'agricoltura. E i risultati a 5 anni di legislatura ci stanno dando qualche piccola soddisfazione. L'agricoltura al sud fa un PIL più 7,3%. In Campania molti giovani stanno ritornando e girando ho vissuto delle esperienze davvero molto belle di ragazzi che hanno fatto esperienze agricole fuori e che poi sono ritornati qui nel settore del vino, della verdura, delle api, una serie di belle realtà ed esperienze che i ragazzi sono riusciti a realizzare qui da noi. Si parla di un'alimentazione che possa assicurare un'esistenza dignitosa, una prevenzione rispetto a quelle che possono essere i ritorni negativi di cattive alimentazioni e di ingerimento ovviamente di elementi che sono nocive e dannose. È un convegno, quello che si sta facendo, a mio avviso di grande coraggio nel porre alcune questioni importanti. Un ritorno alla terra, agroecologia significa economia, ma significa investimento anche per il futuro, investimento sull'uomo, sull'ambiente e quindi è un disegno di società e di vita. È un dato culturale soprattutto e sul dato culturale io fermerei in questo momento l'attenzione e la mia riflessione.